Buonasera e bentornati a War Room, il format web di Roma Incontra. Oggi è la mia ultima puntata prima della pausa natalizia, anche se la stagione 2020 di War Room si concluderà domani con l'ultimo appuntamento con i libri a cura di Alessandro Barbano. Oggi è anche il giorno in cui forse riusciremo a capire come si potrà passare il primo Natale al tempo del Covid. Ci sarà un lockdown tra il 24 dicembre e Capodanno, o sarà prorogato anche ai primi di gennaio, potremo spostarci dalle nostre abitazioni, verrà stilato il solito elenco di modalità, purtroppo sempre difficilmente comprensibili. Quel che è sicuro è che sono passati 10 mesi dall'inizio della pandemia, ma sembra un'eternità che ha fatto nascere in noi, molti di noi, un profondo senso di inquietudine e di incertezza. Ancora oggi il futuro ci appare come un'incognita e in tutti gli ambiti della società la paura prevale sulla speranza. Ma sulle macerie della pandemia bisognerà pur ricostruire, partendo per esempio da un sentimento collettivo in grado di guardare al domani con un po' di fiducia. Abbiamo bisogno di crederci e per molti credere significa fede, ma abbiamo anche bisogno che la speranza sia scientificamente confortata, a cominciare dall'efficacia dei vaccini che stanno per arrivare. Dunque, il 2021 non potrà che nascere sotto il segno della fede e della scienza. E proprio questo intersecarsi della dimensione spirituale con quella laica della scienza, vogliamo parlare in questa puntata natalizia di War Room. Lo facciamo con due graditissimi ospiti che ringrazio molto di aver accettato il nostro invito. Sono padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, benvenuto. Buonasera a tutti. E Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, benvenuto professore. Grazie, grazie dell'invito. Allora, padre Bianchi, in un suo recente articolo, lei ha richiamato la necessità di riscoprire collettivamente la speranza. Ora, se è vero che il Covid ce l'ha fatta perdere, se non tutta un bel po' della speranza che ciascuno di noi coltivava dentro di sé, come facciamo collettivamente a ritrovarla? Io sono convinto che la speranza è veramente qualcosa che è deposto dentro ogni uomo, ogni donna, prima ancora del suo nascere. Noi veniamo al mondo perché abbiamo una speranza, non certo razionale, ma già nel seno di nostra madre. Speranza che qualcuno ci accolga, speranza nelle possibilità di vivere. Allora, tutto questo indubbiamente è qualcosa che noi non dovremmo mai dimenticare. L'uomo, mi ricordo una bellissima immagine che da piccolo troneggiava nella mia scuola, che era Homo spe erectus. L'uomo sta in piedi grazie alla speranza. È qualcosa dell'umanità, è tipico nostro, è specifico. Sperare, gli animali non sperano. Ora, questa speranza indubbiamente che ciascuno dentro di noi ha, in questo tempo è una speranza un po' depressa a livello collettivo. Noi viviamo un momento culturale che è un momento di decadenza, di decrescita, potremmo anche dire di crisi, e quindi a livello generale, culturale della società manca un po' la speranza, così come manca la fiducia, perché speranza e fiducia sono due facce della stessa medaglia, al di là della loro declinazione teologica nella fede, ma sono qualcosa di molto umano, perché anche senza fiducia noi non potremmo mai vivere e senza speranza neppure. Allora, oggi manca questa speranza, questa fiducia a livello societario. L'orizzonte è un orizzonte sovente oscuro che ci immette paura, e allora noi invece dobbiamo riprendere a sperare. Ma per sperare c'è una parola assolutamente che dobbiamo tenere presente: insieme. Uno non può sperare da solo. Bisogna sperare insieme, bisogna sperare per tutti e bisogna sperare con tutti. Quindi Allora, scusi padre se la interrompo, ma
e la speranza collettiva di cui lei parla non è semplicemente la somma delle speranze individuali? No, non è la somma delle speranze individuali, è quell'orizzonte che ci sta davanti, che dà senso alle nostre vite e che ci dà la possibilità di costruire, edificare una convivenza che sia più buona e più bella. Non sono le speranze che ciascuno di noi ha ragione di avere e diritto di avere, che sono le piccole speranze quotidiane. C'è una speranza in noi uomini che va al di là di quelle speranze di cui abbiamo bisogno, ma che non sono quelle che danno senso vero alle nostre vite. Noi abbiamo bisogno di dar senso al perché viviamo, al perché viviamo insieme, all'orizzonte della società, perché dobbiamo edificarla questa società, perché dobbiamo cercare che sia una società segnata dalla salute, e oggi la responsabilità è di ciascuno di noi verso la salute, oggi più che mai in questo tempo di pandemia. Responsabilità poi verso la libertà, verso un'uguaglianza che è sempre più mancante, e certamente tutto questo, c'è una parola che può essere capita in modo differente, ma che si chiama fraternità, cioè che tutti gli uomini hanno la stessa dignità, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, dunque nutrono una speranza che va al di là della speranza individuale, perché la speranza individuale termina anche con la mia vita, termina anche con i limiti che ho, ma io devo sperare per il futuro, per la terra, per l'umanità, non solo per me che sono un trattino all'interno delle genealogie o dell'evoluzione. Mi faccia chiedere al professor Remuzzi, allora, premettendo che il negazionismo è pane per i cretini, da medico e da scienziato le chiedo, non le sembra che l'umanità abbia caricato su questa malattia un eccesso di paura, forse facendo leva sull'illusione che esista il rischio zero, perché ci sono delle patologie non meno letali, rischi non meno gravi, ma il mondo mai credo si sia trovato a sentirsi perso di fronte ad una malattia che è gravissima, ma come altre. Sbaglio, professor Remuzzi? No, io penso che nella sostanza non sbagli. Noi abbiamo vissuto, la storia di un uomo ha vissuto moltissime epidemie, pandemie, virus, malattie batteriche, e le ha pian piano superate, ne ha vissute di meno gravi, di più gravi. Il conto sarà importante poterlo fare alla fine, anche conto dei morti, anche quanti di questi morti sono morti di Covid o sono morti di povertà, per esempio, sono morti di abbandono, sono morti per essere neri e ispanici negli Stati Uniti, dove c'è stata una mortalità altissima, dove il virus certamente ha giocato un ruolo, ma hanno giocato un ruolo anche l'emarginazione, le condizioni sociali di difficoltà. E poi questa pandemia ha messo insieme due cose. La nostra poca attenzione alla prevenzione delle malattie, come il diabete, le malattie di cuore, l'ipertensione, e la presenza di un virus che è in grado di fare precipitare questa condizione di fragilità per persone che per quella malattia, per quel diabete certamente non sarebbero morti in quel momento, avrebbero potuto avere ancora qualche momento di vita, però insieme le due cose creano una cosa che è stata chiamata sindemia da un dottor Singer di tanti anni fa e più recentemente dal direttore del Lancet, che vuol dire si mettono insieme delle condizioni di fragilità tipiche della nostra poca attenzione alla prevenzione con un virus che arriva di nuovo dalla nostra poca attenzione
al capire che non è l'uomo al centro del mondo, l'uomo è insieme a tutto il resto, è insieme alle piante, agli animali, agli oceani. Se noi non diamo a ciascuno il suo spazio, se noi usurpiamo lo spazio degli altri, se distruggiamo gli oceani, se distruggiamo le foreste, l'uomo diventa sempre più fragile, sempre più in balia di eventi che non siamo stati capaci di prevedere. Ma c'è questa ossessione del rischio zero, cioè di dire noi non possiamo e non dobbiamo morire, per cui dobbiamo assolutamente fare tutto quello che ci immaginiamo sia utile per abbassare questo rischio, non comprendendo che magari fare certe cose poi porta degli altri tipi di rischi. Per esempio, concentrare le strutture sanitarie sul Covid mi pare di aver capito che ha comportato di lasciar perdere una serie di altre, di diminuire l'attenzione verso altre patologie che non meno del Covid fanno morire. Ma sì, certo. Intanto facciamo un esempio molto concreto. Dall'inizio dell'epidemia fino a settembre, quanti bambini sono morti di Covid negli Stati Uniti? 28. Dall'inizio dell'epidemia, quanti bambini sono morti per suicidio, caduta dal motorino, incidenti stradali, violenze domestiche e malattie? 9.600. Questo fa vedere come noi siamo stati tutti travolti da questa questione del Covid, come se fosse l'unica ragione per cui si muore. Al punto che vi sarà capitato di parlare con qualcuno e dice: la mia mamma è morta. Allora la prima domanda è: quanti anni aveva? 92. Beh, è morta di cosa? Di Covid? No, è morta perché aveva un tumore all'ovaio con metastasi diffusa. Allora è come se non fosse morta, non è più importante. Ecco, questo certamente è un problema. Teniamo conto che nella peggiore delle ipotesi, quando si mettono insieme i morti di vari giorni, noi arriviamo a contare 800 morti, che sono tantissimi, perché naturalmente ciascun morto conta. Di questi, di morti davvero di Covid, sono probabilmente la metà, però ogni giorno muoiono 400 persone di infarto o di scompenso di cuore e 400 persone di tumore ogni giorno, e di questi non parla nessuno. Quindi quello che lei sta dicendo è veramente vero, ed è molto pericoloso che non troviamo un equilibrio. Noi dobbiamo trovare un equilibrio tra tutte queste cose, un equilibrio tra l'essere molto attenti a non trasmetterci il contagio l'uno con l'altro, ma anche un equilibrio a fare in modo che la vita possa continuare, perché se la vita non continua, anche dal punto di vista del lavoro, vuol dire che noi abbiamo dei poveri che continuano ad aumentare. Allora la povertà porta malattia, porta impossibilità di procurarsi farmaci. La povertà, non c'è una contraddizione tra salute ed economia. Tutti dicono prima la salute, poi l'economia, ma le due cose sono assolutamente legate. La prima causa di malattia è la povertà. È giusto il numero che mi sono segnato, che nel 2020 alla fine l'Italia segnerà 700.000 morti complessivi, che è un numero importante perché dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che non c'era questo numero, ma che quelli di Covid sono grosso modo il 10%, è corretto? Sì, certo. Allora, padre Bianchi, non le sembra che questa duplice modalità di approccio alla vita e alla morte, per cui tutto ciò che dipende dal Covid o ha a che fare col Covid o si presume dipenda dal Covid è fondamentale, e tutto il resto viene largamente dimenticato, come ci ricordava il professor Remuzzi. Che senso ha dal punto di vista anche spirituale tutto questo? Ma indubbiamente bisogna dire che siamo anche molto preda del discorso che viene fatto soprattutto sui mass media
e attraverso la comunicazione. Quindi io non ho la televisione, ma quelle poche volte che mi capita di essere in giro in questo tempo e di poterla magari accendere prima di dormire, ho sempre sentito che ciò che domina tutti i dibattiti è il Covid, è il Covid. E io penso qui si senta dal mattino alla sera, perché molti poi sono indubbiamente assidui alla televisione, soprattutto anziani, persone vecchie, persone che devono stare in casa e che si sentono costantemente questo discorso. Certamente per loro è difficile il discernimento, l'equilibrio tra la realtà del limite della morte che ci coglie tutti e la morte che ci può cogliere attraverso il Covid. Quello che fa differenza, io credo, tra il Covid e le altre malattie è che del Covid certamente c'è questa possibilità del contagio, e questo contagio induce a dei comportamenti umani estremamente precisi, limitativi. Una malattia di uno che ha un cancro o la malattia eventualmente cardiovascolare non mi cambia nulla eventualmente nella mia vita, salvo che sia qualcuno che mi cambia la mia vita perché devo curarlo o perché nei miei affetti sono profondamente ferito. Ora la gente, quello che non ha sopportato all'interno di questa fase del Covid è accettare che ci sono dei limiti, questa è la verità. Anche quando vediamo tutta questa attesa del Natale, un Natale che ci saranno dei limiti, delle restrizioni, ma quando io leggo sui giornali non ci sarà festa, non sarà un Natale dimesso, ma perché? Perché la festa è data dai contorni della festa. A me sembra che ci mancheranno i contorni della festa, ma la festa si può fare, certamente limitata. Chi non la fa e certamente avrà dei problemi, sono le persone non raggiungibili o all'interno delle residenze per anziani oppure perché isolati soli. Indubbiamente sarà un Natale più difficile, però la festa di Natale di per sé festa e non dovremmo avere questa paura di ogni limite. Ormai noi temiamo tutto, basta che ci venga posto un limite che ci sentiamo feriti nella nostra vita. E questo io credo è quello che è successo, che ha spaventato. Poi la gente in realtà, se non ha avuto parenti o amici o se non è stata testimone di vittime del Covid, si lamenta essenzialmente perché non può andare in montagna, perché non può andare nella seconda casa. I discorsi sono poi quelli, perché io ho provato qualche volta a alzare le orecchie all'interno dei gross market dove vado a farmi la spesa anch'io e sento, e poi mi è sempre piaciuto andare al gross market perché si sente la gente cosa dice e la gente eventualmente di cosa si lamenta, ma le lamentele sono i limiti. Noi dobbiamo renderci conto che siamo fragili. La fragilità umana appartiene a questo mondo, appartiene a questo pianeta. Ha ragione. Forse il Covid ce l'ha fatta un po' più scoprire rispetto a meccanismi per cui... Il dottor Remuzzi ha ragione dicendo che noi siamo nient'altro che all'interno di un mondo, siamo una realtà in mezzo a mille realtà. Con un linguaggio si può dire siamo co-creature in mezzo ad altre co-creature. Vorrei anche dire che non dobbiamo neanche pensare sempre con un'ottica antropocentrica. L'unica ottica, quella sì, è che l'uomo è responsabile della natura e degli animali o delle piante. Gli animali non sono responsabili dell'uomo e di me. Per cui certamente c'è una singolarità dell'uomo che va salvata e della responsabilità. Io sono responsabile verso le piante, gli alberi. Le piante non sono responsabili verso di me. Chiaro. Questo ci dà un senso
di quello che dovremmo essere noi anche all'interno di questa pandemia, ma senza finire poi per essere in nome di questa pandemia davvero sotto una forma di alienazione, di angoscia che ci toglie il vivere, la speranza e il futuro e anche minaccia gli affetti. Questo no. A proposito di speranza, professor Remuzzi, lei sa che in questo momento la speranza è tutta concentrata sull'arrivo dei vaccini. Ho visto che uno studio del British Medical Journal dice che un quarto della popolazione mondiale non avrà il vaccino se non nel 2022. Quindi, come dire, sembra che la scienza ci induca un po' di pessimismo della ragione rispetto alla fede che ci induce, ci intima di sperare. Lei, da questo punto di vista, che parola natalizia ci lascia? Ma la parola natalizia è che è stata fatta uno sforzo da parte degli scienziati di tutto il mondo che non ha precedenti. Non abbiamo mai visto medici, ricercatori, persone che lavorano nell'ambito delle case farmaceutiche, dei vaccini, di misure di altro tipo, non farmacologiche, lavorare tutti insieme. Veramente tutto il mondo, ciascuno con la sua competenza, si è dedicato a risolvere questo problema. E il mondo scientifico parla. Il risultato di questo vaccino, ottenuto in un tempo assolutamente record, è straordinario, impensabile. È come se noi fossimo andati su Marte nel giro di 3 anni. E questo è stato possibile grazie alla tecnologia, grazie all'impegno, grazie alle enormi risorse economiche che sono state messe in campo. Quindi, secondo me, gli scienziati il loro lavoro l'hanno fatto. Adesso c'è il problema più grande, che è stato poi il problema di tutte le vaccinazioni. Per eradicare la poliomielite e il vaiolo abbiamo avuto bisogno di un enorme sforzo organizzativo per raggiungere le persone là dove sono. E qui adesso si tratta davvero di mettere insieme governi, filantropia, case farmaceutiche, scienziati, intorno a un ragionamento. Tutte le persone del mondo devono avere le stesse chance di essere vaccinate, possibilmente eliminando il brevetto sui vaccini finché l'epidemia non sarà eradicata o comunque ridotta a un comune malanno stagionale. E quello devono farlo in tutto il mondo. Non possiamo pensare che soltanto i paesi ricchi, quelli che si sono procurati il vaccino per tempo, abbiano la possibilità di vaccinare i loro cittadini e gli altri. Questa volta dobbiamo veramente dare atto al fatto che siamo un mondo globalizzato, che tutti abbiamo interessi che gli altri paesi siano vaccinati, se no il virus continua a circolare, e dobbiamo partire dalle persone che ne hanno più bisogno. Quindi è stato detto all'infinito, operatori sanitari, anziani, persone nelle case di cura, però dappertutto, non può succedere soltanto in Inghilterra, negli Stati Uniti o in Germania, deve succedere in Africa, deve succedere in India, deve succedere da tutte le parti. E poi dobbiamo anche trovare il modo di vaccinare i ragazzi, quelli che di fatto trasmettono l'infezione senza ammalarsi. E quelli sono una categoria a cui dobbiamo dare grande attenzione, perché sono le persone, per esempio in Italia, tra i 20 e i 29 anni che infettano tutte le altre categorie, e quindi anche loro a un certo punto devono diventare dei soggetti attivi di questa campagna. Quindi lo sforzo, secondo me, adesso è organizzativo, è sociale, è politico, e il miracolo è quello di avere almeno 4-5 vaccini certamente nel giro di pochissimo tempo. Professore Muzzi, lei teme di più, per quanto riguarda quantomeno il nostro paese, la disorganizzazione distributiva e organizzativa nel somministrare il vaccino, teme di più che prevalga in una fascia non piccola della popolazione il tabù ideologico del io non mi faccio mettere le mani addosso?
Ma io quello non penso tanto, e la soluzione comunque del problema è quella di essere trasparenti e di dire la verità. Non possiamo dire che questo vaccino non avrà degli effetti negativi, ce li avrà, ma li avrà su un piccolissimo numero di persone. Non possiamo dire che qualcuno non avrà la febbre, perché qualcuno avrà la febbre, qualcuno avrà gonfiore in sede di iniezione, qualcuno avrà reazioni allergiche anche gravi che però si possono risolvere, ma sono un'assoluta minoranza di persone. Bisogna anche dire in modo molto candido che noi non sappiamo quanto durerà la protezione, e quindi lo dobbiamo dire, forse si dovranno fare più di una dose. E dobbiamo anche dire che non sappiamo gli effetti a distanza, sappiamo cosa succede dopo pochi mesi, dopo poche settimane, sappiamo che il vaccino protegge dal contrarre la malattia, ma non sappiamo se protegge dal contagiare altri. Ecco, tutte queste cose vanno dette molto apertamente, e io credo che se noi siamo onesti, sinceri, trasparenti, diciamo il massimo che possiamo dire quanto più ci avviciniamo a dire la verità così com'è, più le resistenze, io mi auguro, cadranno. Non credo che saranno altissime, però. Quindi è più preoccupante la disorganizzazione eventuale che... Organizzare un vaccino per 60 milioni di persone è comunque una cosa complicata. Non pensa che ci vorrebbe il sistema militare? Utilizzare la struttura militare? Io che ho fatto il medico dell'esercito sono affezionato alla struttura militare, perché ero un ufficiale medico quando ho fatto il militare, e so i difetti del sistema militare, ma so anche che il sistema militare è un sistema per cui se tu dici a uno di fare una cosa, lui la fa, e poi generalmente c'è uno che decide e gli altri in genere ubbidiscono. Quindi questo certo, per distribuire il vaccino è certamente un vantaggio. Abbiamo anche delle difficoltà obiettive. Chi la fa questa iniezione? Ci vuole un medico, ci vuole un'organizzazione. E questo, certo, altri paesi sono più organizzati di noi, però io credo che sia talmente importante questo momento e talmente irrepetibile, che mi auguro che il nostro paese riesca a trovare la capacità di farlo. Lei mi sembra un po' scettico da come ha posto la domanda. Ma sa, per mestiere sono abituato a guardare i sistemi con cui si organizza lo Stato, le strutture istituzionali, ho laicamente il dubbio, coltivo laicamente il dubbio, ma spero che il padre Bianchi mi inietti della speranza per endovena e di riuscire a superare i miei scetticismi. In conclusione, padre Bianchi, non pensa che, le faccio una domanda non solo da laico, ma mi auto faccio outing e dico che non sono credente, ma non pensa che la Chiesa sia stata un po' assente dal punto di vista pratico, diciamo così, nel fronteggiare questa situazione? Mi sarei aspettato un atteggiamento più proattivo, lo dico nel giorno oggi in cui Papa Bergoglio compie 84 anni. Ma da un lato bisogna dire che la Chiesa mostra all'interno della nostra società, delle nostre società occidentali, una grande presenza di carità, e il volontariato, la Caritas mostrano indubbiamente per tutti quelli che sono toccati, vittime da questa malattia, come ministero di consolazione, ma anche come aiuto a quelli che sono poveri, a quelli che sono preda della crisi economica, credo che veramente in questo è eccellente. Quanto però alla parola, una parola autorevole e chiara, io fin dall'inizio, da marzo, ho scritto in modo molto critico, perché mi sarei aspettato, soprattutto a livello di fede, ed è arrivata in ritardo, una parola che dicesse chiaramente come la Chiesa poteva stare accanto
soprattutto alle vittime e a quelli che morivano sovente in condizioni disperate. Questo non sempre è venuto fuori in maniera chiara. Si sono scelte anche vie per il culto, secondo me, che non sono le più adatte e quelle più di fede, perché anche pensare semplicemente alla liturgia via internet o con i mezzi, in qualche misura non è fare qualcosa che può aiutare la comunità cristiana. La comunità cristiana non era pronta a stare senza messa, senza liturgia, diciamo la verità, perché soprattutto nella Chiesa Cattolica si è mai insegnato abbastanza a leggere il Vangelo, la Bibbia, a fare della parola di Dio un cibo, si è mai insegnato a fare della famiglia un luogo di preghiera, come invece hanno gli ebrei, ad esempio, dove la più grande liturgia avviene in famiglia, non viene mica in sinagoga. E noi, di fronte a questo, cosa abbiamo fatto? Prima si sono chiuse le chiese, vi ricordate? Poi si è cercato semplicemente di sottostare alle regole governative, che era pur necessario, ma non si sono dati abbastanza strumenti, io credo, per attraversare questa crisi in modo da cristiano adulto. Tanto è vero, credo che lei lo sa, i risultati sono che dopo la prima pandemia la gente che prima andava in chiesa non è tornata. Soltanto il 60%, dicono le cifre date dagli uffici cattolici, dagli uffici della CEI, solo il 60%. E adesso, di nuovo con questo ritmo, secondo me perderemo altri. Qualcuno che si crede molto avveduto dice: ma erano cristiani all'acqua di rosa, andavano per abitudine e smessa l'abitudine. No, si fa presto a dire così. Io credo che ci sono anche da guardare le persone nella loro semplicità e nella loro quotidianità. Potevano essere aiutati di più per pregare in famiglia, per ascoltare il Vangelo in famiglia, mentre invece sovente noi abbiamo avuto quasi delle sceneggiature liturgiche, ma che non sono quelle che nutrono un vero cristiano. Grazie, professor Bianchi. Professor Remuzzi, in conclusione abbiamo un minuto. Forse il Vangelo che si è letto in famiglia era quello dei virologi. Le chiedo, lei si è tenuto fuori, ed è per questo che io l'apprezzo molto, dal circolo dei virologi, ma televisivi. Però ho avuto l'impressione che, insomma, anche il mondo medico-scientifico ci abbia messo del suo a creare questo grande pathos, per cui più che le parole del Vangelo sono passate le parole, magari l'une contro l'altra armate, di qualche suo collega. Ma guardi, stare fuori non è tanto facile, perché ricevi tantissime sollecitazioni ogni giorno per trasmissioni, per scrivere, per interviste, quindi bisogna capire che è importante parlare quando hai qualcosa da dire, probabilmente. Io penso che ripetere sempre la stessa cosa possa essere inutile, e anche, come diceva prima Padre Bianchi, credo che veramente continuare a parlare soltanto di Covid finisca per essere un elemento di distorsione rispetto ai valori della nostra società. D'altra parte, bisogna anche calcolare, quando si dice che gli scienziati sono divisi o si contraddicono, che le cose che noi non sappiamo rispetto a questo virus sono così tante che è veramente difficile non contraddirsi, e di solito ciascuno vede le cose da un suo piccolo punto di vista. Facciamo un esempio molto pratico: aprire o chiudere le scuole. Se uno guarda la letteratura trova tanti articoli a favore dell'aprire le scuole e tanti articoli a favore di chiudere le scuole. Allora diventa molto difficile dire qual è la cosa più giusta da fare. Ecco,
la contraddizione tra i cosiddetti scienziati tanta volte deriva più dalla complessità del problema che dal fatto che in realtà si dicano cose diverse, perché è un puzzle, ciascuno porta il suo pezzettino, ma la visione intera non ce l'abbiamo ancora. Bene, allora io spero di aver portato un pezzettino da parte mia, con lasciando che l'ultima puntata del nostro luogo di ritrovo, che non a caso abbiamo chiamato all'inizio del lockdown War Room, ricordando che la stanza della guerra, che in questo caso era la guerra, questa pandemia, ma in generale la guerra, tutto ciò che non funziona, di churchilliana memoria, abbia appunto avuto l'occasione di lasciare l'ultima parola dell'anno a padre Enzo Bianchi e al professor Giuseppe Remuzzi, che ringrazio molto. Come vi ho detto, questa è l'ultima puntata, ma domani c'è War Room Books con Alessandro Barbano, ma io vi farò i saluti, gli auguri e vi dirò anche un po' come sono andate le cose al termine della puntata di domani con i libri di Barbano. Grazie a Bianchi e a Remuzzi. Arrivederci. Grazie. Buon Natale. Grazie, arrivederci. Buon Natale. Buon Natale.